È un testa coda quello che va in scena allo Stadio Euganeo per la quinta giornata del girone C di Serie D. La capolista Padova ospita il Mezzocorona, ultimo in classifica. Al nono minuto la prima occasione per gli uomini di Parlato. Dopo questo calcio d'angolo c'è il cross, sbuca sul secondo palo Sentinelli, ma spara alto da pochi passi. È un Padova che comunque preme. Al dodicesimo minuto va ancora vicino al gol, qui c'è una grandissima giocata del Rullo Ferretti che si libera con una finta ma non riesce a concludere, viene anticipato dal portiere. Ancora Padova, il cross e il colpo di testa di poco alto ancora di Ferretti, ma al 27esimo è protagonista, ma purtroppo è negativo proprio Rullo Ferretti. Guardate qua, si strappa, Leuganeo tira un sospiro di grande preoccupazione perché capisce subito che Ferretti si è fatto male sul lancio di Nicolini, prova a raggiungere la sfera, ma è molto probabilmente uno stiramento quello che costringe il Rullo, capocannoniere del girone C, ad alzare bandiera bianca dopo appena 7 minuti. Al suo posto entra Aperi, quindi non un centravanti di ruolo. Il Padova un pochino accusa il colpo e quindi qua si fa vedere il Mezzocorona al 32esimo con Caridi, cioè questa azione sulla sinistra, il numero 10 arriva anche alla conclusione con il sinistro, Petkovic deve distendersi per deviare il pallone, ma il Padova, passato un po' il momento critico, continua ad attaccare ancora su calcio piazzato e l'attaccante migliore si dimostra ancora Sentinelli, che qua si gira con il destro, la palla però termina alta. Ancora un calcio di punizione che trova Niccolini, che invece di concludere la rimette in mezzo, può liberare la difesa trentina. Episodio chiave al 45esimo, c'è questa manata di Segato, l'arbitro la giudica volontaria e anche cattiva ed estrae il cartellino rosso per il numero 8 biancoscudato, che non la prende affatto bene. Rivediamo qui, per liberarsi dell'avversario Segato alza la mano, per l'arbitro è cartellino rosso e il Padova deve disputare in 10 tutto il secondo tempo, in 10 senza Segato e senza anche Ferretti infortunato. Le difficoltà sono tantissime, ma anche nel secondo tempo il Padova continua con Pittarello, c'è questo colpo di testa centrale, Pittarello è entrato al posto di Bruzzi, poi anche Aperi va sempre di testa vicino al gol. Pittarello al 29esimo minuto riceve palla sulla sinistra, l'uno contro uno, supera un avversario, poi va al tiro con il destro, respinge il portiere, il Padova continua ad attaccare a testa bassa, le energie sono sempre meno, si arriva qui al 49esimo minuto di recupero, quarto minuto di recupero sui 5 accordati dall'arbitro. Aperi, l'uno contro uno, va al cross con il destro, si butta di testa Ilari e segna il gol dell'1-0, Leuganeo esplode, una partita che sembrava stregata, la risolve ancora Marco Ilari. A un minuto dalla fine della partita Leuganeo impazzisce di gioia, così come tutto il Padova che festeggia sotto la Fattori. Sembrava un pareggio scritto, invece questo Padova dimostra ancora di avere un cuore grandissimo e può festeggiare per la quinta vittoria in altrettante gare di campionato. Il Padova resta in testa alla classifica dopo aver battuto il Mezzocorona.